Arriva qui la partita fra Heracles Cauri e appunto Sporting Club Gaeta, risultato di vittoria per la formazione di casa. Allora, a pochi minuti dal termine si era in vantaggio lo Sporting Club Gaeta, poi chiaramente un ribaltonante da parte, errore da parte della difesa di ospite, venuto fuori questa bella vittoria che neanche vi aspettavate, no? Sì, oggi ci aspettavamo una partita contro una grande squadra, perché gli ultimi 4-5 anni di questo campionato hanno detto questo, che il Cauri è una grande squadra. Purtroppo mi sarebbe piaciuto giocarla con la squadra al completo. Invece ci sono state un paio di assenze anche dell'ultimo momento, due giocatori importanti come Bisecco e Conte che sono venuti meno. Oggi ci siamo incontrati un po' in anticipo rispetto all'inizio della partita e parlando con, diciamo, guardati in faccia, ho chiesto a tutti i ragazzi, quando dico ragazzi intendo quelli di 20-21 anni, che oggi abbiamo giocato con 4 under in campo, penso a un caso unico, di fare una partita di maturità. E devo dire, non sempre giocando bene, però abbiamo fatto una partita importante con un'ottima squadra. Ho visto che comunque la partita è stata a varie facce, nel senso che la prima parte del tempo voi avete dettato i tempi della partita. Sul finale di match il Gator doveva comunque probabilmente andare in vantaggio, ma ha sbagliato, quindi se andate voi in vantaggio, quindi durante una partita fra due squadre che giocano bene, insomma. Ma vabbè, noi cerchiamo sempre di fare una buona proposta, grazie anche al lavoro settimanale che facciamo con il mister Treglia, che questa settimana ci ha fatto preparare 3-4 situazioni che poi in partita alcune volte si sono anche verificate e che forse non sono state sfruttate al meglio. Però, ripeto, considerata la situazione non di emergenza, perché i ragazzi che compongono questa squadra sono tutti quanti di pari valore, però comunque l'assenza di due giocatori importanti, veramente oggi ognuno doveva dare qualcosa in più e sinceramente neanche io mi aspettavo una prestazione così importante. Poi la partita è stata equilibrata, combattuta, se avessero vinto loro non avrebbero assolutamente rubato nulla, però dobbiamo dire che secondo me forse oggi il migliore in campo è stato il mio amico Grasso in porta, perché ha fatto 5 separate superlative, quindi anche Petrella non male, quindi io direi complimenti a tutte e due le squadre che veramente hanno fatto una bella partita e sarebbe bello vedere sempre con partite così belle. Probabilmente il pareggio era il risultato. Sì, sì, ci poteva, ti ripeto, ma anche la sconfitta per noi e la vittoria per loro non sarebbe stato un risultato scandaloso, per carità, era una partita per quello che si è visto da 1x2, però diciamo noi con la fortuna ci abbiamo un conto abbastanza aperto. Oggi ci è andata bene nel ribaltamento di frutte, però non bisogna mai avere niente scontato, perché perdi 2-1 a 6 minuti dalla fine con l'uomo in meno e devi fare 2 minuti di uomo in meno, quindi una squadra che reagisce così 2-1 in sofferenza e poi va a recuperare e vince la partita, secondo me è sinonimo di un'ottima mentalità. Beh, ma tanto comunque siamo ancora all'inizio del campionato, quindi c'è tempo per chi ha perso, c'è tempo per riprendersi e rincontrarsi in girone di ritorno, no? Io penso che questo è il periodo dell'anno in cui, come si dice in gergo, bisogna mettere fine in cascina. Poi su dicembre, gennaio, febbraio si può iniziare a fare qualche valutazione. Ripeto, secondo me oggi abbiamo visto due ottime squadre, questo campionato è pieno di ottime squadre, ce ne sono secondo me almeno altre 3-4 importanti, la Virtus Fondi, il Cassio, su Latina ci sono un paio di squadre secondo me molto importanti, una delle quali forse è proprio Lanzio la settimana prossima, che andiamo ad affrontare sabato prossimo. Quindi è sicuramente un campionato molto equilibrato e sarà bellissimo vedere tutte le partite del sabato. Sabato prossimo giocate fuori casa? Sabato prossimo un'altra partita molto difficile ad Anzio. Speriamo di recuperare quelli che oggi per varie ragioni non sono potuto esserci. D'accordo, in bocca al lupo. Okay.